Ciao a tutte e a tutti. Oggi vi parlerò dei pannelli dell'attività, chiamati anche pannelli sensoriali o pannelli montessoriani. Vi spiegherò che cosa sono, perché sono importanti e come costruirli. I pannelli dell'attività o pannelli sensoriali vengono chiamati anche pannelli montessoriani e questo perché racchiudono un po' quella che è l'essenza dello stile di Maria Montessori, cioè lasciare i bambini e le bambine liberi di poter sperimentare ognuno con i propri ritmi e con i propri interessi e le proprie curiosità. E adesso andremo a vedere appunto come si possono utilizzare questi pannelli e che cosa sono nel concreto. Il pannello dell'attività è un pannello molto semplice, solitamente di legno, su cui vengono fissati degli oggetti di diverso tipo che poi i bambini e le bambine saranno liberi di esplorare. Logicamente gli oggetti vengono scelti in base all'età e alle competenze dei bambini e le bambine a cui poi verranno dati. Il pannello dell'attività è uno strumento che possiamo proporre ai bambini e alle bambine già da quando iniziano a stare seduti da soli, perciò dai 6-8 mesi circa. E un consiglio che vi do è quello di attaccarlo ad altezza bambino, in modo che sia sempre possibile per loro poter raggiungere questo strumento e giocarci. Ora vi elencherò degli oggetti che possiamo applicare sul nostro pannello dell'attività. Li suddividerò in due: oggetti che possono andare bene per un pannello dell'attività dai 6-18 mesi e un altro invece per i 18-36. Come sappiamo benissimo, però, tutti i bambini e le bambine sono diversi, perciò l'interesse che può avere un bambino o una bambina a 18 mesi può essere diverso da un bambino all'altro. L'unica cosa importante è quella di osservare chi abbiamo di fronte, appunto il bambino o la bambina, vedere che interessi ha. Quando sarà stanco del primo pannello 6-18, potremmo già proporre quello di 18-36. Magari ci sono bambini e bambine che avranno bisogno poi di anche altri stimoli. Ecco, il pannello dell'attività ci permette di lasciar loro sperimentare, curiosare ed imparare, e noi dobbiamo osservarli. Uno degli oggetti che assolutamente non può mancare sul nostro pannello dell'attività sono i nastri colorati, che i bambini e le bambine saranno liberi di toccare, accarezzare, manipolare. Un oggetto molto ambito e molto desiderato dai bambini e le bambine è di sicuro l'interruttore, perciò questo è assolutamente un oggetto da non far mancare. Questo è l'esempio di una rotella da poter fissare sul nostro pannello, ma ce ne sono anche di altri tipi. Anche la campanella è un oggetto molto interessante, ma la sua applicazione sul nostro pannello dipenderà da che tipo di vicini di casa abbiamo, perché è molto rumorosa. Le maniglie sono un oggetto che consiglio sempre di mettere su un pannello perché, oltre al fatto di essere manipolate e girate, possono aiutare anche i bambini e le bambine ad alzarsi, ad essere un supporto su cui aggrapparsi nel momento in cui si sentano pronti a tirarsi in piedi. E veniamo alle tanto amate catenelle. Ne possiamo scegliere con degli anelli più fini o più grossi, l'importante è che facciano rumore e la bellezza di questo tipo di oggetto è che può essere anche messo in bocca e sperimentare così la sensazione del freddo, perciò è sempre bene tenerle molto pulite. Un altro oggetto che può incuriosire i bambini e le bambine è uno specchietto in cui possono vedere la loro immagine riflessa. E veniamo al campanello della bicicletta. Ho scelto questa tipologia perché è molto più facile da usare per i bambini e le bambine più piccoli. E in un pannello delle attività non potevano assolutamente mancare gli anelli di legno. Se sono abbastanza grandi, il bambino o la bambina potranno inserirci le mani, oppure se sono più piccoli potranno inserire le dita. Potranno anche sbatterli e fare così del rumore. Insomma, ce n'è da divertirsi. Questo è un pannello delle attività a 6-18 mesi e gli oggetti applicati sono una catenella, una ruota, un interruttore, un campanello, due maniglie e dei nastri colorati. E venerdì prossimo, nel prossimo video, vi farò vedere come poterlo costruire passo passo. Ora vediamo insieme quali oggetti possono servire invece per un pannello 18-36 mesi. In un pannello come questo sicuramente possiamo richiedere ai bambini e alle bambine delle attività di maggiore precisione, di maggiore concentrazione, come ad esempio infilare e sfilare un nastro di corda. Lo stesso vale per dei bottoni, magari possiamo sceglierli di legno abbastanza grandi in modo che siano facilmente maneggiabili da inserire e da sfilare. Altro oggetto molto interessante sono le cerniere che i bambini e le bambine sono liberi di poter aprire e chiudere. Per i bambini e le bambine un po' più grandi possiamo anche scegliere di mettere nel nostro pannello una presa, anch'essa da inserire e da sfilare, e questo però prevede una forza e una precisione maggiori. Un altro oggetto molto ambito dai bambini e dalle bambine sono le mollette, e questo è un oggetto che ci vedono spesso usare e che è importante anche che imparino ad utilizzare perché poi magari ci possono anche dare una mano a distendere il bucato, cosa che li farà sentire super grandi e super importanti. E veniamo ai chiavistelli, ce ne sono di diversi tipi. Ho scelto questo perché mi sembra un po' più facile, un po' più alla portata dei bambini e delle bambine. Ricordiamo sempre che le attività proposte loro non devono essere troppo difficili perché altrimenti risulterebbero fuori.
frustranti e questo non è quello che ci interessa. Altro oggetto che incuriosisce moltissimo sono le chiavi. Ci vorrà una serratura apposta per poter aprire e chiudere. Anche nel pannello 1836 propongo di avere un campanello da bicicletta. Questa tipologia è diversa dalla precedente ed è molto più difficile, perciò il gioco si fa ancora più interessante. Nel pannello 1836 possiamo anche mettere dei numeri sagomati, magari in legno, che così al tatto sono più caldi. Questo perché verso i 2 anni e mezzo i bambini e le bambine sono molto incuriositi dai numeri. E come ultimo oggetto vi propongo un lucchetto con delle chiavi. Magari lo scegliamo abbastanza grande in modo che sia più maneggevole e anche più sicuro. Con questo tipo di strumenti i bambini e le bambine sono liberi di poter andare ad esplorare in tutta libertà, con i propri tempi, con i propri ritmi, con i propri interessi e le proprie curiosità, questi oggetti che ci sono applicati sul pannello. Oggetti che di solito vengono utilizzati dagli adulti e che loro non possono mai utilizzare. In questo caso invece sono tutti attaccati su questo pannello e li possono usare e conoscere in tutta sicurezza. Questo tipo di pannello offre ai bambini e alle bambine moltissimi stimoli diversi e loro saranno liberissimi di poter provare, sbagliare, sperimentare, riprovare. Ecco, la cosa importantissima è che noi adulti non interveniamo a correggerli, perché questo sarebbe frustrante. Loro invece hanno bisogno di farcela da soli, di sperimentare finché non ce la fanno, perciò diventeranno sempre più precisi, sempre più competenti e senza frustrazioni. I bambini e le bambine in questo tipo di gioco sono costretti a farsi delle domande, a trovare delle strategie e ragionare un po' su quelle che potrebbero essere le diverse soluzioni, perciò è davvero un lavoro duro. Nel filmato di venerdì prossimo vi farò vedere come poter costruire un pannello delle attività, perciò non mancate. Ciao, alla prossima!